Mademoiselle, et quoi? Je ne sais. Je vous vois pour la première fois. Et mon cœur, cependant, vient de vous reconnaître. Et je sais votre nom. On m'appelle Manon. Manon. Intanto comincio col dire che sono veramente felice di aver avuto l'occasione qui di debuttare nella Manon de Massenet. Questo ruolo, il ruolo di Des Grieux, è veramente eccezionale. Io, come ho detto già in altre interviste, amo moltissimo cantare le opere musicate da Massenet, perché lo ritengo veramente un genio sia dell'orchestrazione che della messa in voce per gli artisti, per i cantanti. Questo ruolo è veramente complesso, bello, mi entusiasma. La prima parte dell'opera, naturalmente, il ruolo di Des Grieux è più romantico, più bisogna saper cantare, anche molti piani ci sono, e un canto raffinato. Man mano che l'opera va avanti a Saint-Sulpice, il ruolo diventa, il ruolo di Des Grieux, un pochino più drammatico, e quindi c'è uno sviluppo che va verso, non dico lo spinto, ma bisogna avere molti numeri nella voce, perché bisogna saper diversificare dal romantico, il tenero, il dolce del primo atto e del secondo, per poi passare da Saint-Sulpice anche nel quarto atto e poi nel quinto, veramente un ruolo drammatico, e bisogna renderlo anche con i colori, quindi è un lavoro molto impegnativo preparare questo ruolo. E ripeto, è bellissimo, un'esperienza stupenda, e spero di avere un debutto che mi soddisfi e che soddisfi il pubblico. Sera parla via! Comment? Au chevalier Des Grieux, vous pouvez vous fier! Ah, je vous demanderai que la vie! Ah, Manon, vous ne partirez pas du siège à la chercher! Oh, quello che sta succedendo questi giorni in Italia, specialmente a Roma, perché si parte da Roma, ma è solo la punta di un iceberg. E mi rende molto triste con la cultura, con i teatri che abbiamo noi. È incredibile che non si possa avere un livello quantomeno come si canta, come si sta qui a Liegi, con gente professionale, senza problemi. E invece a volte quando si canta in Italia si hanno sempre molte paure per gli scioperi, c'è un clima di nervosismo, insomma, mi auguro veramente che in Italia quanto prima si possa rilavorare come si lavorava una volta e come si lavora qui a Liegi attualmente. Per quanto riguarda il clima che c'è qui in teatro, qui è veramente eccezionale, perché il maestro Mazzonis ha saputo scegliere un cast veramente di livello eccezionale, partendo da Nick e poi passando per Pierre e anche tutti gli altri. Siamo veramente legati bene, andiamo molto d'accordo, ci stiamo divertendo, stiamo lavorando molto bene. Poi il clima che c'è in teatro è stupendo, veramente. Il maestro Mazzonis ci mette a nostro agio e si sta lavorando veramente bene. En fermant les yeux, je vois toute blanche au fond des bois.
su se tranquille.